Siamo nel nuovo sito produttivo. Un po' la storia, in sintesi, di questa cooperativa e prospettive. Colomba Bianca è una cooperativa che racchiude, comprende 2.500 soci, più di 7.000 ettari di terreno. Siamo leader in Italia per la produzione di vini bio, che è uno dei settori, secondo me, su cui la Sicilia dovrebbe assolutamente scommettere perché tutto il mondo ha voglia di mangiare e bere più sano. Noi serviamo la gran parte dei clienti di fama anche internazionale. Da un po' di anni che abbiamo deciso di fare un investimento importante per esserci noi con i nostri marchi sul mercato. Questo è il nuovo stabilimento. Stiamo diventando, rispetto alla capacità produttiva, ci sembrava che era una cosa grande, invece per fortuna, ringraziando a Dio, siamo cresciuti tantissimo e c'è l'esigenza di ingrandire ancora di più. Quindi facciamo un bel numero di bottiglie, la gran parte delle quali le vendiamo all'estero, con un trend di crescita che ci fa ben sperare. La pandemia non era sicuramente prevista nell'organizzazione produttiva, ha lasciato il segno sulla programmazione e se siete ripartiti. La pandemia è stata una parentesi e speriamo che si rimanga una parentesi brutta, brutta perché è stato triste per tutti vivere quei periodi drammaticamente difficili. Noi per fortuna, forse perché abbiamo lavorato molto all'estero, perché l'Horeca comunque per noi rappresentava ancora un piccolo tassello del volume d'affari della cantina, alla fine con un meno 25% di uva abbiamo fatto il più 25% di volume d'affari, faremo e chiuderemo il bilancio a luglio. Quindi nel panorama generale di grande disperazione, onestamente io non ho motivo di sarei un ingrato se mi lamentassi oggi della situazione in cui siamo. Quindi sono fiducioso, speriamo che anche tutti questi provvedimenti, la riduzione, la distillazione, vendemmia verde in qualche maniera sostengano il mercato e speriamo di fare una commercializzazione per la nuova vendemmia che sia adeguata per dare un bel reddito ai nostri produttori. E voi nel settore bio vi siete conquistati con il duro lavoro un posto al sole. Lei ritiene che possa essere un brand che possa connotare, ecco, la Sicilia, il settore, l'agricoltura a tutto tondo? Ma io infatti no, io non voglio ripetermi, ma io è da anni che dico che la Sicilia non può farsi scappare l'opportunità di essere veramente un'isola bio. La Sicilia, se tutto il food Sicilia diventasse bio, io credo che gli esperti di marketing avrebbero tanti di quegli argomenti da trattare, io mi immagino dei marchi comuni, dei progetti importanti, che so, mi immagino uno spumante siciliano che sia esclusivamente bio, sarebbe una cosa da poter presentare al mondo. Gli spumanti si fanno miliardi di bottiglie, perché non ritagliarcene una parte noi e decidere che una parte della produzione vada in quella direzione? Io spesso dico che c'è crisi di idee, non crisi di. La crisi nasce perché ci sono delle crisi proprio che la gente spesse volte non sa quello che fare e non sa mettersi in gioco per fare cose nuove. Io porto l'esempio di Colomba Bianca. Colomba Bianca è una delle ultime nate in Sicilia. Adesso in Colomba Bianca abbiamo acquisito tante cantine che erano nate molto prima. Allora, non è la crisi di per sé, ecco, è come si affronta la crisi che cambia il meccanismo. La Sicilia a tutti deve convincersi, secondo il mio parere, deve convincersi che deve essere una terra di vini di alta qualità. Convincersi di questo vuol dire anche essere conseguenziale, comportarsi in un certo modo, fare una serie di azioni, lavorare per come chi fa effettivamente prodotti di qualità. Ecco, se la Sicilia si convince di questo e se fa alcune mette a punto alcune strategie di lungo termine, io credo che nel giro di pochi anni potremmo veramente diventare una terra di grandi vini, una terra che può dare successo e reddito ai produttori.